Adriano Roverselli, direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, negli studi di Temporadio per filo diretto. Buongiorno direttore, bentornato. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori, grazie dell'invito. Direttore grazie. Sportivo, ma comunque ricordiamo che è anche assessore e poi ricordiamo è consigliere di federazione, o sbaglio? Cos'è? Diciamo che faccio parte di una commissione nazionale per le benemerenze, quindi quando sono da dare queste insegne, diciamo, i benemeriti, ovviamente devo esserci perché è stata approvata la settimana scorsa proprio per quattro personaggi qua del mondo, diciamo, dello sport, del ciclismo in particolare, e quindi i quattro nominativi li ho proposti io e me li hanno accettati tutti, perché veramente hanno veramente un curriculum di quelli importanti, insomma. Giustamente. Allora, dunque, noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione, anche quelli in DAB che ci ascoltano anche da lontano, come anche su internet, magari sempre da lontano. Dunque, per quanto riguarda le coordinate, il numero per mandare gli SMS, i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709, e poi ancora dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Il signor Roverselli, tra l'altro, conosce tutti i personaggi del ciclismo a livello internazionale, quindi sbizzarritevi anche con i messaggi, perché noi parleremo soprattutto del Ciclo Club 77, però se vi volete togliere uno sfizio del tipo a Moser piace la pasta ragù, potete chiedere perché lui lo sa. Va bene, allora, però cominciamo, insomma, ovviamente parlando della stagione ciclistica 2023, perché tra l'altro il Ciclo Club 77 segue ragazzini dai 7 ai 12 anni gratuitamente, da addirittura la bici, l'attrezzatura, incomodato d'uso lo dà, però comunque lo dà. Sì, poi dopo, quando parleremo degli obiettivi del 2024, avrò una cosa che sicuramente farà un po' scalpore, però la devo dire e approfitto di questa trasmissione per comunicarla questa cosa. Cioè, noi non facciamo pagare niente, e poi ovviamente dirò quello che saranno le mie proposte per portare dentro nella squadra i ragazzini, perché quest'anno siamo stati un po' in crisi con i numeri, prima di tutto perché ci sono stati dei cali di nascite impressionanti, quindi gli ultimi anni non sono stati proprio proliferi a livello nascite, No. E poi purtroppo abbiamo un sacco di problemi a livello di gestioni, ma non perché il ciclismo sia messo in una condizione, diciamo, di riguardo rispetto ad altri sport, sono di riguardo gli altri sport perché sono più protetti, non so, per dire, il calcio viene fatto in uno stadio, in un campo, lì non ci sono pericoli, la bicicletta purtroppo nasconde delle insidie, insomma. Certo. Anche se noi abbiamo la fortuna di avere la pista lì a Guidizzolo, i ragazzini piccoli li portiamo lì, quindi sono più quelli un po' più grandicelli che li porto fuori, sperando sempre che non succeda mai niente, ecco, questo certo. È il discorso, però ne parliamo dopo, perché ovviamente questo sarà purtroppo, dico purtroppo perché è una proposta che creerà dei precedenti, ma lo devo fare perché è una cosa che ci tenevo a dire e a fare, quindi ne approfitto proprio di questa va bene. Opportunità. Allora, poi ne parliamo, sì. Vediamo anche proposte eventuali, certo. Sicuramente. Com'è andata comunque la stagione ciclistica? La stagione sta andando benissimo, abbiamo fatto veramente dei bei risultati, ma ripeto, non sono per noi la linfa vitale, ecco, io li faccio divertire, anche perché il ciclismo, quello vero, diciamo, diventa dagli juniores in poi. Noi abbiamo ragazzini di 7-12 anni, la promozione di 6 anche, quindi i ragazzini si divertono, abbiamo ovviamente fatto una bella stagione finora, adesso andiamo ai primi di ottobre, l'ultima sarà qua proprio Castiglione, quindi sarà l'ultima gara in programma, ma direi che stiamo andando benissimo. Abbiamo veramente fatto dei bei numerini, anche se ne ho pochi, quest'anno ne ho una decina, di solito avevo 18, 19, 20 ragazzini, quest'anno non riesco a fare i numeri degli anni passati, però ripeto, sono contento perché i ragazzi si divertono e veramente hanno, specialmente quelli grandicelli, hanno imparato ecco, questa è una bella cosa che ho sempre detto, imparano a gestirsi, imparano a rispettarsi e imparano un po' anche le regole e alimentazione, perché questo è molto importante, perché ne abbiamo tanti di ragazzini, li vedo anche le corse, che purtroppo sono quasi vicini all'obesità, quindi questo non è solo per il ciclismo, chi fa sport si mantiene in salute, e quindi questo è un
un input che io devo sempre portare avanti. Eh sì. Però comunque dai, nonostante il calo demografico e tutto, i numeri li avete fatti buoni. Sì, dai. diciamo che noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, perché sapete, gli sponsor purtroppo sono latitano un po', però ovviamente io ho la fortuna di averne di importanti che mi sostengono sempre, e qui approfitto per ringraziarli, perché senza il loro supporto non si potrebbe fare niente, insomma. Certo. Gare organizzate invece? Ma guarda, ho iniziato a Bozzolo i primi di maggio, che il sindaco mi ha chiesto se avrei continuato a organizzarla. È già diversi anni che lo organizziamo noi, è andata bene. Stesso dicasi anche per il 25 giugno, la gara lì alla AMAC Guidizzolo, quella che praticamente facciamo da 30 anni. E stesso discorso vale anche per la notturna, che veramente giovedì scorso è stata un'apoteosi veramente di atleti e anche di pubblico. Veramente dico che senza ombra di dubbio me l'hanno riconosciuto in tanti. Forse questa volta abbiamo sfiorato la perfezione, perché dopo 30 anni direi che siamo super collaudati. E la settimana prima, ecco, dimenticavo, ne ho organizzata una sempre per ragazzini, notturna, a Castelgofredo. Anche lì è stato un bel successo, quindi adesso ne abbiamo due, una a Pegognaga, anche lì il sindaco, l'amministrazione mi ha chiesto, anche l'anno scorso è stata veramente una bella manifestazione, e poi chiudiamo con una grande diciamo così, gara a livello nazionale, perché verranno atlete da tutta Italia, perché siamo entrati in un circuito praticamente nazionale di allievi e esordienti donne, quindi questo sarà al Bagnolo San Vito, sarà veramente il clou di quello che è stata la nostra stagione, insomma. L'anno scorso ne avevo più di 200, è stata veramente una cosa fuori dalle regole. Certo, queste sono le gare in programma, anche perché tra l'altro, giustamente, esordienti donne, perché lui, quando noi parliamo di ragazzini, prendetela al neutro plurale, perché anche ragazzine, sì, assolutamente, portate, anche se avete una figlia, portatela. Tra l'altro il ciclismo femminile sta finalmente, sì. Che poi c'è sempre stata, perché ricordiamo la Canins per esempio, eccetera, però i media non si sono mai interessati più di tanto, sì, è vero. Non si capisce perché. L'atletica sì, il tennis femminile sì, lo si segue, il calcio femminile ancora molto poco, così comincia, e il ciclismo femminile anche lì un po' di più, però poco, insomma. Hanno iniziato le federazioni, ma in generale non solo il ciclismo particolare, perché tante ragazze e donne vanno in bicicletta. Adesso poi con le biciclette elettriche veramente è stato un exploit, ma direi che forse quello che ha dato, così dire, lo stimolo a queste associazioni, che hanno magari anche solo ragazze, che è stato il discorso delle quote rosa. No? Quando si parla di inserire in qualche organismo le quote rosa, si sono interessate le mamme e poi a loro volta anche le figlie, insomma. Poi c'è adesso il cicloturismo, è normalissimo vedere una coppia, di solito lei davanti e lui di dietro, di solito. Poi io dico sempre, quando andiamo in compagnia, di solito c'erano anche gli stranieri che avevano il carrettino, no? E c'erano dietro i bambini, adesso avete il cane invece. Il cane, certo. Lei per cosa lo usa il carrellino? Per il cane. Normale, il cane, appunto. No, vabbè, sono carrellini in portabimbi con due snodi, sono particolari, poi ce ne sono di diverso tipo anche. Sì, però. Allora, comunque sì, quindi gara in programma. Adesso che cosa possiamo imbastire il discorso? Che obiettivi abbiamo per Ma guarda, gli obiettivi volevo, prima di finire la mia carriera sportiva, volevo organizzare almeno una partenza di una tappa del Giro d'Italia donne, almeno quella. Perché la cifra potrebbe essere sostenibile, insomma, non parliamo di dilettanti professionisti, poi non parliamone, perché sono cifre che non, assolutamente non possiamo permetterci. Ecco, volevo appunto giustificare questa cosa a livello provinciale, che ne ho già parlato, ma sai, trovare la cifra che è importante, però almeno una partenza, se non un arrivo, almeno una partenza di un Giro d'Italia donne. Poi quello che ti dicevo prima degli obiettivi, poi magari se qualcuno mi vorrà chiedere qualcosa sono ben disponibile. Cosa succede nelle associazioni sportive? Che per iscrivere un ragazzino ci vogliono 100, 200, 300, insomma ci vogliono diversi soldini. Io volevo fare una cosa invece per portare dentro
i ragazzini della squadra. Ho già parlato con gli sponsor. Mm. A fine stagione gli do un bonus di 200 euro ai genitori. Quindi c'è genitori e ragazzini, ovviamente una mancia, chiamiamolo, no? Per vedere se riesco a portare dentro. Cioè non li prendo, ma li spendo. Ecco, questa è la mia. So che creerò dei precedenti, ma lo voglio, è una scommessa che voglio fare, perché veramente siamo in carenza di ragazzini. Allora, mi aspettavo tutto diverso e mi ha lasciato senza parole, quindi facciamo così, ci fermiamo un attimino con il direttore sportivo del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, Adriano Roverselli, ci troviamo tra un paio di minuti. Con Adriano Roverselli, direttore sportivo del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Mi ha lasciato basito, io pensavo onestamente che dovesse far pagare qualcosa, una piccola quota, cerco di stare basso, e invece no, da lei 200 euro a fine anno praticamente. Però dovete impegnarvi, ecco, questo fine stagione, logico, non impegnarvi dopo, all'inizio stagione, poi magari mi saluto, non li vedo più, cioè gli allenamenti sono due alla settimana, martedì e giovedì, e poi ovviamente la gara la domenica, quindi i genitori sono impegnati anche loro, è inutile nascondersi dietro un dito, insomma, devono rinunciare a stare a letto, perché anche per dire ieri mattina siamo partiti alle 7, la settimana prossima siamo a Feltre, in provincia di Belluno, quindi abbiamo le trasferte anche piuttosto lunghe, insomma. Però ripeto, questo investimento, chiamiamolo così, che voglio fare è per portare dentro dei ragazzini nelle squadre ciclistiche. Non so, la città del gelato, Belluno, mi pare di sì, quindi dopo un bel gelatone, un bel gelatone, dopo vabbè, come... quello sicuramente dopo ci sarà quando finiscono la corsa, quello sì, infatti, quindi insomma, va detto questo, insomma, tenendo conto che questa è un'iniziativa privata, quindi veramente è uno sforzo notevole. Ci si lamenta sempre che all'estero, ed è vero, all'estero gli atleti sono pagati, hanno comunque un aiuto, in America ti puoi laureare praticamente se sei un buon atleta, eccetera, e in Italia invece o devi entrare a far parte delle forze armate, no? Atleta delle fiamme gialle, fiamme oro, o in polizia, eccetera, o altrimenti non riesci. No, devi arrangiare. Anzi, e qua noi abbiamo il Ciclo Club. Ciclo Club sono, 77. Sono preoccupato perché se passa questa riforma dello sport verranno tassati anche i premi, per dirti, no, dei ragazzi. Per fare un esempio, io ho messo nelle buste dei premi 30 euro il primo, 25 il secondo e via via fino al decimo. Verranno tassati anche i 10 euro, ecco, per dirti. Non so se è una bella cosa, e in più anche i giudici di gara stanno aspettando, perché nessuno vuole più andare, già hanno delle trasferte lunghe, e sì e no, quei 25-30 euro che gli rimborsano le federazioni non riescono neanche a pagare le spese, quindi non lo so, spero che il ministro, come l'ho incontrato a Roma la settimana scorsa, gli ho anche raccomandato, ho detto guardi ministro che se non date una mano alle società di base, qua finisce tutto, poi non lamentatevi se non abbiamo ciclisti o professionisti negli ambiti, diciamo, a livello nazionale, non lamentiamoci, ecco. Quindi questa è stata la mia proposta, poi ovviamente certo i miracoli non li fa nessuno, insomma. Allora, perdoni l'accostamento, però accostando appunto il ciclismo all'atletica, tutto sommato, noi abbiamo avuto un periodo nero dell'atletica in cui non piazzavamo neanche una medaglia, abbiamo fatto il pieno invece nelle ultime Olimpiadi con anche Marcel Jacobs, eccetera, eccetera. Cioè il rischio è questo, che arrivi una stagione simile col ciclismo, perché effettivamente se già ci sono pochissimi aiuti e l'atleta deve fare da solo, se poi per giunta oltretutto lo tassano anche, diciamo, cioè, che tassi gli sforzi. Gli ultimi anni poi abbiamo avuto dei risultati eccellenti, né, sia in pista che su strada. Esatto. Però purtroppo non abbiamo squadre World Tour, quindi è un problema, insomma. Ma pagare per fare sport, scusi, con i ragazzini è giusto, le chiedono? A parte che i soldi li dai ai genitori, non ai ragazzini. Sì, no, io do un bonus ai genitori, come c'è il bonus per dire sport, no? che la regione mi pare che avesse dato qualcosa negli anni passati. Io darò un bonus di 200 euro al ragazzino che finisce la stagione e che ovviamente si impegna, perché se viene una volta sì e tre no, è inutile che... Certo. Scusi, non ho capito, lei dà 200 euro ai ragazzi, no, ai genitori, a fine stagione, sì, appunto, quindi Ciclo Club non solo non pagate, ma addirittura, appunto, se non di Castiglione, la bici, la tuta la dà ancora per i ragazzini, perché mio figlio vorrebbe provare.
Ah, guarda, noi siamo a disposizione, io gli do dal casco alle scarpe, abbigliamento estivo, invernale, bicicletta, iscrizione, tutto quello che serve. Mm-hmm. Quindi dalla A alla Z. E poi sono caschi molto leggeri, no? Sono... Sì, abbiamo la fortuna di avere uno sponsor che ce li ha regalati, uno sponsor che sponsorizza anche squadre professionistiche. Ho avuto un contatto proprio con un amico, mi ha detto: no, non preoccuparti che te li diamo noi, ecco. Allora, organizza una gara a livello internazionale e nazionale per far valere le capacità, dice. È una questione nazionale, di soldi, sì, no? Nazionale fine metà settembre, ecco, quella sì. Però sarebbe bello più un arrivo che una partenza. Avevo proposto a cinque sindaci. Avevo proposto a cinque sindaci qua a Castiglione l'anno scorso. Purtroppo non è andata bene perché, sai, c'erano anche le elezioni, erano un po' impegnati. Però volevo fare una gara importante. Purtroppo invece è andata a monte, insomma. Certo, lei è molto bravo a organizzare le competizioni, comunque le fanno i complimenti. Grazie. E poi grazie. Ancora un altro messaggio su cui, allora, avere la passione al ciclismo è importante, però ci sono dei ragazzi che usano prodotti che non va bene, quando poi i genitori ne sono a conoscenza, peggio ancora, dice una... Questo, guarda, questo è un problema che purtroppo... parlo del ciclismo perché è quello forse più tartassato e quello più controllato, perché qui devo spendere una parola proprio a favore della nostra disciplina, perché sai, controlli si fanno, ma sai, ho sempre detto io che è una piaga che difficilmente si rimarginerà del tutto. Il ciclismo forse sì, è più controllato, quindi saltano fuori per questo. Sì, non so, il pugilato so che è molto poco controllato, infatti è difficile, se sembra che nessuno ne faccia uso, ma tranquilli. No, che... purtroppo. Allora, Roversali, sei un mito con tanta disponibilità per gli altri verso uno sport bello come il ciclismo, dice Romano. Quindi ringraziamo Romano, appunto. Adriano, dai, aspetti che Adriano, dai che andiamo bene a Guidizzolo con uno come te che ha tanta voglia di fare. Forse anche riferito all'assessore qua, eh? Guarda, io quello che posso lo faccio, anzi direi che lo sport è una ragione di vita, poi essendo lì nel gruppo appunto consigliare, anche lì mi do da fare perché le esigenze sono diverse, diverse. Poi comodato d'uso, penso che sì, da sì, ancora sì. La bici in comodato d'uso, quindi non dovete comprarla, ma addirittura l'abbigliamento anche, tutto le scarpette, anche il caschetto, estivo, tutto quanto. Tutto quello che serve. Perché lo sport non diverte più? Perché? Bella domanda. Ma lo sport non diverte più. C'è un ascoltatore, eh? Sì, allora, non diverte più secondo me perché i genitori non hanno più voglia di sacrificarsi e portare i loro ragazzini a fare sport. È più comodo stare al computer, è più comodo stare al cellulare e così via. E purtroppo, ripeto, ce ne sono tanti che non vogliono, per dire, sacrificarsi, perché alla fine lo fanno per i loro figli, insomma. Allora, chiedono se ci sono gare per amatori anche. Ma le gare per amatori qua in provincia di Mantova ce ne sono poche. Gli amatori però sono adulti, ecco. Sì, gli amatori sono adulti. Noi questo. Ne abbiamo tanti iscritti, ce n'è qualcuno che va a fare qualche gara, ma purtroppo sono un po'... Se uno della mia età si iscrive diventa un amatore, non lo prendono come un assoluto. No, ma poi noi li lasciamo liberi di fare quello che vogliono. Possono andare a gareggiare, possono andare a fare cicloturismo, quello che vogliono. Non è che li impegniamo perché abbiamo una squadra, diciamo, agonistica, assolutamente. Vero, cicloturismo, perché bisogna forse puntare anche, perché ci sono tanti che vengono, adesso c'è anche il percorso di solidarietà, fede e solidarietà. Sì, la mountain, questo me lo sono sempre chiesto, la mountain bike aumenta o toglie atleti al ciclismo? No, aumenta. Aumenta? Direi che dobbiamo ringraziare la disciplina del fuoristrada, non solo mountain bike, anche quelle, diciamo, le gravel, adesso ci sono le gravel, bici da ciclocross, hanno secondo me aumentato sia i tesserati, le federazioni, che la federazione, che ovviamente il movimento, perché poi chi non ha una mountain bike in casa, quindi la prende su, l'ha rubata, ecco, quindi può andare sullo sterrato, può andare sullo asfalto, quindi può scegliere un po', e ovviamente ti dà la libertà di fare quello che vuoi. La mountain bike è un gran mezzo, sì, anche perché obiettivamente andare sui sentieri magari in montagna, sì, adesso poi dopo uno sceglie quelli più o meno ripidi, impegnativi, eccetera, ma nei boschi col profumo senza il rumore delle macchine, senza il loro gas di scarico, è qualcosa di particolare. Dovete provare, se non avete mai fatto, provate veramente. Allora, dottor Roversali, grazie per quello che fa per i bimbi, perché effettivamente è qualcosa di veramente grande.
La maglia a Poix al Tour cosa significa? È montagna, Gran Premio della Montagna. Sì, maglia dopo. C'è mica un dopo italiano 30, che maglia a Poix. Sì, Ciccone. Dopo 30 anni, dopo Chiappucci, abbiamo portato a casa ieri proprio la maglia a Poix dello scalatore, del mio scalatore, diciamo, del Tour de France. Quindi... Chiappucci l'ha sentito ieri sera, il signor Rosselli. Sì, no, beh, ci sentiamo perché ogni tanto sì, viene a mangiare qualcosa qua da noi e guarda caro ci chiede sempre formaggi, salumi per portare a casa, perché dalle sue parti non hanno le diciamo così le nostre nel Varesotto, no? Sì, lui abita nel Varesotto. Cioè, le nostre eccellenze là magari non le hanno, ecco. Chioccioli sta bene anche lui, possiamo andare. Chioccioli là. È un po' che non lo so. Sono preoccupato, poi ci fa sapere la prossima volta. Allora. Quindi allora Gran Premio della Montagna e poi ancora dunque, intanto c'è l'italiano tra i primi al Tour, è vero? Beh, Ciccone diciamo non è stato un uomo di classifica, però portare a casa la maglia da Poix è sempre un bel prestigio, insomma. Ma è meglio essere uno che vince il Tour o uno che vince tra i velocisti? Perché il velocista normalmente ha delle fibre veloci, ma va mediamente meno veloce. Sì, insomma, guarda, non c'entra a fare, o sei veloce o sei un cavallo da corsa o sei un dromedario. Tanto, ecco, quest'anno poi abbiamo visto una sorta di battaglia, no? Tutti i giorni con Pogacar e Vingegaard, che appunto ha vinto il giro. E poi diciamo una cosa che mi sento di dire, vuol dire che c'è qualcosa anche di umano nell'uomo. Pogacar ha avuto un crollo, e questo cosa vuol dire? Che sì, gli potranno anche aumentare la cilindrata con le medicine, però purtroppo l'organismo prima o poi ti presenta il conto, quindi. È stata veramente un bel tour, e lì uno per vincere il tour deve avere caratteristiche particolari, deve essere un fenomeno, insomma. Cioè andare forte in salita, andare bene a cronometro e possibilmente anche in volata, quindi deve avere tutte e tre queste caratteristiche, che è difficile averle, insomma. Che perché Adriano Roverselli, molto tradizionalista, dice ancora che il tour è comunque la corsa più affascinante, nonostante ci sia il giro e la vuelta. La vuelta la seguiamo poco in Italia, si faccia sentire. Ma perché le trasmissioni purtroppo, che a parte Sport mi pare che faccia una diretta, ma non è molto, cioè non ha comunicazioni con l'Italia, la Spagna, più facile la Francia, quello sì. Francia avevamo tre televisioni collegate, e invece la Spagna non so perché, ma benissimo. Vabbè, allora siamo in chiusura, io vorrei però prima di chiudere chiedere ad Adriano Roverselli, direttore sportivo del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, se ci dà le coordinate per iscrivere i figli e le figlie, ripetiamo appunto, dai 6, perché avete la promozionale comincia da 6, sì. Allora dica pure, sì, la mia mail è cicloclub77 i due numerini, sì, @libero.it. Io abito a Guidizzolo in via Don Sturzo 29 e il mio telefono è 320 7243 912. Perfetto. Quindi se vogliono sapere qualcosa, che mi chiamino pure, sono ben disponibile a rispondere. Benissimo, grazie davvero. Grazie Adriano a voi, Roverselli. Grazie a voi. Grazie. E quando mi invitate sapete che io vengo sempre volentieri. Grazie. Richiedi le tue canzoni.